In collaborazione con... Eccoci, ci colleghiamo con Ibanez Valeriani alla Valle dei Fiori, ma c'è Ugo Orlandelli, buongiorno, come sempre. Buongiorno. Buon anno. È andata bene le vacanze? Sì, benissimo, grazie, poi la devo ringraziare. Grazie Susanna. La devo ringraziare Orlandelli perché mi aveva fatto avere... Ci voleva qualche giorno in più. Ma no, no, è bello ritornare. Ci voleva qualche giorno in più. Lei non va mai in vacanza? Ti è mancato però. Sì, 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 mi siete mancati tantissimo. Ti è mancata tutto, è tutto il gruppo che manca, perché quando sei a casa sei solo, dopo devi litigare col marito e i bambini che fanno arrabbiare. Esatto, invece quando allora, siamo qua stamattina... ci divertiamo alla Valle dei Fiori. Cosa ci presentate stamattina? Ma stamattina... Siccome c'è freddo, no, abbiamo pensato di presentare come si lavora con i forbici, con le cesoie e gli attrezzi che si vengono a usare per l'orto, per il giardino e per il frutteto. Dopo andremo nell'altro set e presenteremo tutte le sementi che si comincia a seminare e tutti i prodotti per cominciare a lavorare per dare i concimi, la nutrizione del terriccio. Allora, qui abbiamo un piccolo set, abbiamo Cesare, poi ci sarà anche Roberto che dà una mano. Allora, partiamo che per potare le piante occorre i forbici. I forbici sono di tantissimi tipi, per i rami grossi occorre delle cesoie. Allora, noi faremo un corso di potatura l'11 e il 12 di febbraio e qui alla Valle dei Fiori. L'anno scorso erano 350 persone, perciò saranno sabato e domenica, sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina e domenico pomeriggio. C'è Rigo Giovanni che è un esperto che spiega tutto e poi ci sarà durante la giornata sempre i nostri uomini più altri esperti che spiegheranno tutti l'uso delle forbici, delle cesoie e la nutrizione e la difesa, la compo, nutrizione e difesa per le piante da frutto. Ecco, allora partirei con, per tagliare i rami piccoli, una forbice piccola. Le forbici ce ne sono, noi abbiamo la Stoker, abbiamo la Love, che la Love è una delle aziende più importanti ormai che ci sono in Europa perché fa una qualità professionale. Non è che la Stoker non la faccia, fa anche la Stoker, però sono due aziende che vende la Stoker. Allora, quando ognuno, ogni mano deve avere il suo forbice perché c'è più grande, più piccolo. Perciò questa è una Love, cos'è, la 35 questa, c'è la 15, tu Cesare che hai? La 11. Lui ha la 11, ogni mano deve avere per poter lavorare la sua impugnatura giusta. Allora, per tagliare queste, guardate, questa si taglia, per tagliare questo ramo, per tagliare le cose un po' più grandi, ecco Cesare ha due tipi, tre tipi, questo mi diceva quanti anni ha questa? Questa ne ha 30. A 30 anni questa cesoia, tutti i forbici che vendiamo noi hanno le lame che si possono cambiare. Ecco perché è importante quando si compra una forbice, andate a comprare al mercato 10 euro, 5 euro, ecco queste sono le forbici che poi noi facciamo la rottamazione nel periodo di questo, chi porta la forbice vecchia gli facciamo lo sconto e gli diamo una forbice più buona, perciò quando avete la forbice mettete dalla parte, venite qui e così vi potete prendere la forbice nuova e il nostro personale vi farà vedere il perché, come si usa, dove si usa e l'impugnatura che è molto importante per lavorare bene. Ecco, questo è Cesare, fai vedere lì. Ecco, quando sono questi rami, con questa forbice la può tagliare, ma diventa
difficile. Allora ci sono queste, ecco, poi c'è quella più grossa per i rami più grossi, ecco, e questo è tutto, ecco. Ecco, questo è tutte le forbici che avete. Poi ci sono i seghetti, ci sono i fili, c'è tutto. Adesso volevo farvi vedere un'altra cosa. Poi, insieme a tutti questi attrezzi, abbiamo tutti lì, se vuoi far vedere come si il rastrello, lì c'è tutto. Il terriccio, quando dovete piantare, dovete avere il terriccio un po', prepararlo, avere vangato, avere, e poi mettere il terriccio per poterlo seminare. Siccome i semi sono fini e così, occorre che sia un terreno soffice, un po' da poter, che non si deve calcare, duro. Ecco, questo è quello che sta facendo Roberto. Poi ci sono le pale, ci sono tutte altre. Qui abbiamo circa 35 metri di prodotti che servono proprio alla manutenzione e alla cura dell'orto, frutteto e giardino. Cesare, se vuoi far vedere, dire un po' com'è l'uso. Ecco, poi abbiamo lì i frutti, abbiamo due ciliegi e peschi lì, vai a vedere lì. Usa anche questa, fai vedere anche questa, perché quando sono delle piante, ecco. Vai là vicino. Allora, aspetta che ci spostiamo. Allora, intanto salutiamo Ugo. Benissimo, ci spostiamo da questa parte, così, scusate, vediamo un po'. Ecco Cesare, stai dicendo appunto... Possibilmente un frutto vuole sempre vuotato all'interno. Tirare via tutti i succhioni che ci sono. I succhioni sarebbero... I rami che ci sono di più. Bisogna ristringere sempre il cappello per far sì che la pianta diventi più formata. Vedi che io lo sto vuotando sempre all'interno. Tieni per fuori Roberto. Questo vuole tirato via. Vedi che cerco sempre di svuotarla. Ecco, vedete anche da casa, chi ha delle piante da frutto è giusto, ma è il momento della potatura adesso, Cesare. Sì, sì. Noi giustamente abbiamo iniziato prima, perché qui la Valle dei Fiori purtroppo non ci sono 10 piante, ce ne sono 30.000 e di rose altrettante, perciò dobbiamo iniziare, anzi siamo già in ritardo, a dire la verità. Ecco, invece persone che hanno comunque piante da frutto a casa possono già iniziare a fare quest'opera? Sì, possono già iniziare, le preparano, giustamente le devono sempre tagliare appena dopo il gelo, però noi dobbiamo iniziare prima perché ne abbiamo tante, se no non ce la facciamo a metterle a posto tutte. Vedi? Cerco sempre di creare il cerchio. Sì, in modo che la pianta poi prenda anche aria e magari... Ho preso anche la forma adesso. Così, vedi? Così è un taglio perfetto. Ecco. Lo stesso è il ciliegio, questo è un susino e questo è un ciliegio, però il ciliegio è molto più delicato, perché devi tagliare molto poco, perché il ciliegio ne risente molto di più. Specialmente se ci sono dei rami grossi, può darsi che la pianta muoia anche. Devi sempre tagliare nel piccolo. E tagliandolo tutti gli anni hai sempre la parte piccola, perché se tu me la vai a tagliare qua è già pericoloso, vedi? Sì, è come se praticamente appunto tagliassimo una parte fondamentale della pianta, esatto. E quindi non riesce più a portare l'alimento. Così è tagliata, perfetta. Vedi? Bene, amici del caso, avete visto che questo... operazioni di potatura sono indispensabili da fare sulle piante. Ovviamente qui alla Valle dei Fiori troverete Cesare, ma non solo, che vi potranno aiutare anche Roberto anche nella scelta sia degli utensili, delle attrezzature, ma anche su come fare. Bene, intanto Susanna, noi ti ricediamo la linea, ci rivediamo naturalmente per il prossimo collegamento. Io sono sempre qua dietro questo... collegati perché torniamo da voi subito dopo l'aggiornamento notizie. Ci ha raggiunto in studio Davide Bianchini. Sì, eccoci Susanna, ho trovato davvero una cosa molto molto curiosa dedicata al nostro collega
Livio Ramolini, ho trovato addirittura i semi proprio della pianta di Livio, cioè il ramolaccio, e questa è proprio la, la bustina, prendila, che porteremo, prendila, a casa, e gliela, Livio. Gliela quindi, porti così. Esattamente, esattamente, abbiamo scoperto il seme ramolaccio. Benissimo, vabbè, dopo questa piccola battutina salutiamo Roberto. Ciao Robby. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno. Ecco, come vedete ci troviamo davanti, dietro alle nostre spalle abbiamo un sacco di sementi, ovviamente si parla in questo frangente di orto, perché ci sono già le piantine già pronte, io non è che sia un tanto esperto, però ci sono anche i semi. Chi vuole iniziare, appena il tempo ce lo permette, possiamo iniziare a preparare il nostro terreno dell'orto e iniziare con qualche trapianto, con qualche semina. Possiamo iniziare a trapiantare delle cipolline, dell'aglio, che quelli non hanno nessun problema, possono dare giù nel terreno anche se il terreno, anche se le temperature sono molto basse. Oppure dopo si può iniziare a seminare un pochino di lattughe, di misticanze, delle carote che resistono molto bene anche alle basse temperature, dei rapanelli, del prezzemolo. Ecco, queste sono le prime cose che possiamo andare a mettere nel nostro orto. Dopo, man mano che le temperature si alzeranno, possiamo andare avanti anche con tutte le altre culture. Ecco Roberto, più o meno quando è che possiamo iniziare a mettere mano alla zappa, al rastrello? Cioè bisogna aspettare che disgeli completamente? Sì, ecco, il terreno deve essere non congelato, deve essere completamente bello asciutto e friabile, perché se anche ci piove che abbiamo un terreno molto bagnato, molto compatto, è meglio aspettare, perché andiamo a creare dopo soltanto del danno, andiamo a creare del danno, insomma, ecco. È meglio aspettare che sia bello asciutto. Ecco, poi dopo vi faremo vedere anche alcuni accorgimenti per quanto riguardano i concimi, che sono molto importanti, la concimazione anche dell'orto. Noi dicevamo, quanto tempo ci vuole, per esempio, Roberto, se noi piantiamo, non so, una carota, per esempio, i semi di carota, in questo caso, vedete, ce ne sono di varie varietà, sì. Sempre qui alla Valle dei Fiori troverete qualsiasi tipo di ortaggio. E di sementi, quanto tempo ci impiegano, per esempio? Allora, adesso dobbiamo tenere conto che le temperature sono molto basse, di conseguenza il ciclo, il periodo di germinazione diventa molto più lungo, perché il seme lavora, si va a schiudere nelle ore più calde della giornata, poi di notte, logicamente, se le temperature sono basse, rimane fermo, per cui il periodo di germinazione diventa molto più lungo. Vorranno almeno 15-20 giorni adesso, se noi mettiamo i nostri semini di insalata o di carote o di piselli, prima di iniziare a vedere il germoglino che esce dal terreno. Ecco, ma di solito io che provo a cimentarmi anch'io magari a piantare un po' di insalata, cosa succede? Che a volte, spesso e volentieri, trovo delle parti dove ho seminato tantissimo e delle altre dove magari non ci sono le pianticelle. Questo sarebbe una cosa che può succedere quando noi andiamo a seminare nell'orto con il seme nudo. Diventa un po' difficile spargerlo nel modo corretto. Quindi cosa dobbiamo fare? Dove vediamo che poi è molto fitto, dobbiamo andare a togliere le piantine in eccesso e lasciare la nostra cultura in maniera abbastanza uniforme. Ecco, esistono anche dei tipi, appunto, anche di insalate da taglio, dove ricrescono. Ci sono diversi tipi di insalate, abbiamo le classiche insalate sono quelle che fanno il classico ceppo, la palla, che a maturazione si va a raccogliere e dopo non germoglia più. Oppure ci sono diversi tipi di insalate da taglio, queste cosa succede? Noi le andiamo a trapiantare, a piantarle, e quando avranno raggiunto un'altezza di 8-10 cm sono pronte per il taglio. Logicamente sono verdi perché non fanno il pane, sono tutte foglioline verdi, però possono ricrescere per 3-4 volte senza doverle riseminare. Ecco, perfetto. Allora, Susanna, ti ricedo la linea, parleremo nel prossimo collegamento invece appunto dei concimi insieme a Claudio. Grazie Vanes, torniamo tra poco. Sì, eccoci Susanna. Allora, Claudio, volevo farti una domanda. Come si fa praticamente a concimare per bene un orto? Diciamo che è un lavoro... No, forse aspetta, Claudio non sei... No, Claudio, ma sei qua!
Scusa Carlo, ti avevo perso di vista. Lo so, mi ero abbassato un attimo per Ho visto il nostro amico contadino. Scherzi a parte, adesso parleremo di come concimare il vostro orto. Intanto c'è anche un gattino che passa qua. Allora, buongiorno Intanto buongiorno a tutti, Claudio. benvenuti alla Valle dei Fiori. Ci stiamo, diciamo, accingendo un po' a preparare il nostro orto. In questi giorni, diciamo, come vi diceva anche prima Roberto, forse non è il caso di usare la zappa e la vanga perché il terreno è abbastanza gelato, quindi. C'è il rischio di spaccarsi la schiena. Eh sì, perché la zappa rimbalza, non affonda, ma rimbalza, quindi bisogna fare un po' attenzione. E in più, anche per avere una lavorabilità del terreno, dobbiamo avere condizioni corrette e giuste per lavorarlo, altrimenti facciamo veramente, creiamo solo delle problematiche al terreno, sia quando è bagnato che sia quando è gelato, che non è proprio lavorabile. Allora, in questa fase, quindi un po' diciamo iniziale per quanto riguarda le attività dell'orto, possiamo usare tutte quelle concimazioni che sono a lenta cessione, di tipo naturale soprattutto, che aiutano, diciamo, il terreno ad essere migliorato proprio nelle condizioni fisiologiche. Perché i concimi in questo periodo, concimi chimici che useremo magari da marzo in poi, quando siamo proprio in attività già iniziata, in questa fase non, diciamo, è meglio non utilizzarli perché le temperature sono troppo basse. Quindi, in questo caso, utilizziamo questi prodotti che vediamo, che servono un po' per dare che sono considerati degli ammendanti come i biostallatici, gli stallatici o il biostallatico in particolare, oppure dei correttori, diciamo, per il terreno. Allora, un esempio tipico è per esempio il concime, le concime K, queste cosiddette scorie K, provengono dalle cosiddette scorie Thomas, che sono prodotti dell'alto forno, diciamo. Ah, ecco, no, cioè, perché detto così, scorie K fa un Scorie K, po' impressione. sembra fa impressione, però comunque sono elementi minerali ed è ricco praticamente di potassio. Il potassio, che in questa combinazione qua è a lenta cessione, ci aiuterà ad avere una fruttificazione, quindi dei prodotti per l'orto in particolare, frutti e orto, un miglioramento notevole soprattutto per quanto riguarda la qualità, il colore, il sapore dei nostri frutti che andremo a raccogliere, quindi i pomodori, le melanzane, anche le patate, ma qualunque altro, diciamo, prodotto, anche può essere un melone, ecco, per dire un frutto. Migliorerà tantissimo questo, diciamo, aspetto del frutto. Un'altra tipologia di concimazione è lo stallatico. Normalmente è in combinazione pellettata, quasi sempre, tipo cilindretti come il pellet delle nostre stufe, e quindi si degrada lentamente con le condizioni atmosferiche, magari leggermente, ecco, questo è un biostallatico, a volte quindi contengono prodotti naturali come anche scorie di pellame, insomma, ecco, quindi non sono chimici e quindi non diciamo, utilizzeremo sempre un nostro ambiente biologico per il nostro orto, quindi come dicevamo di lenta cessione perché nella loro forma proprio con cui si presentano si disgregano e si diciamo, cedono al terreno lentamente, quindi circa 2-3 mesi, quindi arriviamo al periodo della ve ripresa vegetativa con una spinta, una starter iniziale che ci darà un buon sviluppo vegetativo. Lo stesso vale per la pollina, che insomma, conosciamo essere diciamo, uno scarto degli allevamenti, e poi quindi un concime organico anche lui, molto più diciamo, rapido, cioè un po' più rapido come cosa, però come diciamo, concentrazione molto più concentrato. Quindi fate un po' attenzione nei dosaggi perché rischiate eventualmente bruciature.
Ecco, infatti una cosa molto importante, Claudio, dicevo, attenzione ai dosaggi. Io l'ho provato purtroppo anche diciamo da neofita, a concimare troppo e non va bene, perché comunque si rischia veramente di bruciare la pianta. Sì, sì, vale soprattutto anche per i concimi chimici, quindi fate sempre, utilizzate sempre concimi a lenta cessione, a cessione graduale, in forma sparsa, quindi i granuli intorno alla pianta. Evitate sempre la manciata al piede della nostra pianta, perché lì si crea poi un grumo e si rischia veramente di fare danni proprio alla nostra piantina. Quindi un dosaggio giusto, regolare e periodico, come prevedono un po' le istruzioni che troverete sulla confezione. Benissimo, allora tanti consigli utili come concimare l'orto, ma non solo. Trovate, come vedete alle nostre spalle, tantissimi tipi anche di semi, poi ci torneremo naturalmente con l'avanzare della stagione. Io ringrazio Claudio, ringrazio Roberto, ringrazio naturalmente anche Cesare che è in giro, e naturalmente noi ci rivediamo il prossimo venerdì sempre con nuovi argomenti qui dalla Valle dei Fiori di Mantova. Grazie, a te la linea, grazie Susanna. A Ibanez, grazie a tutti i collaboratori della Valle dei Fiori, a Ugo Orlandelli, perché ogni venerdì ci danno tanti consigli utili. Ci vediamo con voi venerdì prossimo.